Con il suo dichiarato impegno per il libero accesso al sapere scientifico, la casa editrice Milano University Press è la naturale espressione della storia dell'Università degli Studi di Milano e della sua identità generalista e multidisciplinare, aperta e declinata al plurale. Un'identità da sempre fortemente intrecciata con il progresso della scienza e della cultura, testimoniata fin dalla costituzione dell'Ateneo, dalla passione e dall'impegno per la tutela e la valorizzazione di unici e preziosi fondi archivistici e librari. L'Università degli Studi di Milano nasce nel 1924, ereditando gli studi medici, scientifici e umanistici di altissimo livello di illustri istituzioni, quali le seicentesche scuole palatine, l'Osservatorio Astronomico di Brera, la Scuola Superiore di Veterinaria, l'Accademia Scientifico-Letteraria, la Scuola Superiore di Agraria e gli Istituti Clinici di Perfezionamento. Un prestigio storico che ha dato valore e sostanza alla nuova università e avviato un percorso di conoscenza maturato in quasi 100 anni di vita universitaria. Gli archivi e le preziose collezioni originarie sono state nel tempo arricchite con nuove acquisizioni di epoche e discipline diverse, dall'area scientifico-tecnologica e medica ai vari ambiti dell'area umanistica. Gli archivi bibliografici ed editoriali della statale testimoniano oggi l'evoluzione di un sapere aperto a tutti i bisogni culturali. Le istanze di condivisione e di accesso alla cultura scientifica da parte di un pubblico sempre più esteso, l'impegno e la responsabilità nella ricerca e nella diffusione del sapere di un Ateneo ai primi posti in Italia e in Europa si incontrano nella Milano University Press. Una sfida che la statale coglie nella sua dimensione più ampia, con la piena adesione ai principi e ai valori dell'open science e dell'open access. La casa editrice adotta infatti la formula del Diamond Open Access, la forma più pura di accesso aperto, grazie al suo modello gratuito di pubblicazione e utilizzo. Una scelta di principio che assicura la più larga disseminazione dei risultati del lavoro scientifico di ricercatrici e ricercatori. Le oltre 50 riviste attualmente disponibili, pubblicate sin dal 2008 sulla piattaforma dedicata di Ateneo, costituiscono il nucleo originario della Milano University Press. I libri, collane, monografie scientifiche e divulgative, manuali didattici, sono realizzati con criteri e standard di qualità riconosciuti internazionalmente, indicizzati nella Directory of Open Access Books e nelle banche dati generaliste e specialistiche. Riviste e libri sono accessibili e liberamente scaricabili con qualsiasi device da chiunque disponga di una connessione internet. L'università nasce con il libro. Guai se non vi fossero i libri per far crescere un'università. Le biblioteche, il patrimonio librario, è qualcosa di fondamentale per la vita del sapere e quindi non può non esservi all'interno di una grande università come la nostra. Sicuramente tutte le possibilità del digitale, che come sappiamo si stanno sempre più ampliando e devono sempre più ampliarsi, permettono al sapere anche di uscire dai nuclei ristretti, pur fondamentali, delle nostre biblioteche e di disseminare la conoscenza in un contesto più ampio, non soltanto di chi la frequenta fisicamente, ma anche di tutto un pubblico nazionale e, perché no, internazionale. La conoscenza sta diventando sempre più ad accesso aperto e sempre più dobbiamo pensare che l'università produce una conoscenza che deve andare nel mondo, andare sia sul piano divulgativo sia sul piano scientifico, deve andare a accrescere la ricerca stessa. Fin dal 2008 abbiamo pensato con una serie di riviste totalmente open access di diffondere questa forma di sapere. Nel 2021, dal momento che l'esperienza delle riviste è stata un'esperienza davvero fondamentale, importante e anche ricca di successi, si è pensato di rischiare con la costruzione di una University Press. Non è facile costruire una University Press in un'università multidisciplinare come la nostra, ma questa è la sfida delle grandi università europee e internazionali e anche noi abbiamo pensato di accettare questa sfida.
Accettare questa sfida significa riprodurre il modello che abbiamo già messo in atto con le riviste e di costruire una collana, una serie di collane totalmente open access, totalmente ad accesso libero, dove appunto la conoscenza possa essere meglio disseminata nel quadro di coloro che si interessano a temi di carattere scientifico. Nel 2024 sarà l'anno del nostro centenario. Nel nostro centenario noi vogliamo presentare tra le molte iniziative possibili anche una ricca collana, una ricca University Press che tocchi vari campi del nostro sapere e che possa appunto avere una sua posizione internazionale. Quando nel giugno scorso è venuto a visitarci il Presidente della Repubblica, abbiamo potuto vedere che ha sfogliato con grande interesse i primi libri della nostra University Press. Erano proprio i primi 4 libri. Ecco, siamo certi che quando festeggeremo il centenario i libri saranno molti di più e potranno essere sfogliati da molte persone. Sfogliati fisicamente, perché continuiamo a produrli su richiesta, ma sfogliati anche nel digitale, nel mondo della rete, in modo tale che tutti, ma proprio tutti, possano leggerli e con ciò conoscere la produzione scientifica della nostra università.